La ricerca scientifica indica che un'alta percentuale di persone che soffrono di depressione, circa il 70%, risponde positivamente ai trattamenti farmacologici quando le cure sono prescritte in dosi corrette e per la durata necessaria. Oltre a quello farmacologico, vi sono oggi disponibili altri trattamenti come la psicoterapia, la terapia integrata psicofarmaco-psicoterapica, la terapia elettroconvulsionante e la terapia con luce bianca. Ognuno di questi approcci ha specifiche prescrizioni. Ad esempio, il trattamento farmacologico e quello psicoterapico integrati tra loro hanno un tasso di successo dal 60% all'80%. Questa modalità integrata ha una sua particolare indicazione nelle forme di depressione protratte che mostrano la persistenza di sintomi residui tra un episodio e l'altro e nelle forme in cui farmaci e psicoterapia da solo non siano dimostrati efficaci. Aumentano i fenomeni di depressione e di conseguenza l'uso di antidepressivi. Ma si può parlare di abuso di farmaci? Ma sicuramente più che di abuso, al momento noi parliamo di uso di farmaci. L'abuso è probabilmente quando o da parte di chi prescrive o da parte di chi assume si perde l'appropriatezza e la razionalità di un trattamento farmacologico. I farmaci sono efficaci, devono essere utilizzati in quelle forme in cui ci si aspetta una buona risposta clinica, per tempi adeguati, per dosi adeguati, e quindi in questo momento l'appropriatezza della prescrizione diventa l'elemento fondamentale anche su cui agire per evitare l'abuso. Che tipo di farmaci sono? I farmaci antidepressivi in realtà, attraverso meccanismi d'azione anche diversi, perché sono diverse le classi, sono in grado di determinare una buona remissione clinica in una percentuale significativa di pazienti affetti da depressione. In genere, maggiore è il livello di gravità della depressione, più probabile è il manifestarsi di un effetto positivo. Dal punto di vista delle risposte da parte dei pazienti, esistono poi anche delle strategie di trattamento farmacologico laddove il trattamento iniziale si sia dimostrato parzialmente o del tutto inefficace. C'è il rischio di dipendenza da questi farmaci? Le caratteristiche farmacologiche degli antidepressivi non portano in maniera diretta al fenomeno di dipendenza. Ci vuole un'attenzione nel momento in cui il medico consiglia, suggerisce la modalità di sospensione di un trattamento, perché una sospensione troppo brusca in termini di posologia può determinare dei fenomeni di malessere soggettivo anche piuttosto rilevanti. Quindi l'attenzione a come si sospende quando si è deciso ovviamente di interrompere. Se ne fa un uso appropriato di questi farmaci da parte degli utenti, cioè non esiste il fai da te in questo caso? Non esiste come altre classi di farmaci, però probabilmente il profilo di miglior tollerabilità di antidepressivi chiamati di seconda generazione, anche se ormai è parecchi anni che noi li prescriviamo, ha fatto sì che anche nell'ambito della medicina generale ci possa essere un'iniziativa in termini di trattamento e ci possa essere da parte del paziente, soprattutto in caso di ricaduta, anche un andare a chiedere, e io mi auguro in misura molto minore, un riprendere i farmaci che hanno determinato benessere in passato.